si diventa campioni per caso, ma perché ci sono sacrifici, sconfitte e delusioni da cui ci si deve rialzare. Questo è l'esempio che la pattuglia acrobatica nazionale, con la propria generosità, può dare ai giovani, offrendo loro dei modelli. Così il vice governatore della regione, Riccardo Riccardi, ha commentato l'iniziativa che porterà i piloti delle Frecce Tricolori in 8 scuole della regione Friuli per tenere degli incontri motivazionali che coinvolgeranno oltre 2.000 studenti. Il progetto educativo a scuola con le Frecce Tricolori, giunto alla 10ª edizione, è stato presentato a Udine da Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, partner e promotore dell'iniziativa, e dal comandante della PAN, Gaetano Farina. Il sacrificio, la dedizione, l'impegno, la lealtà, lo spirito di squadra sono tutti elementi straordinariamente importanti e attuali. E non è un problema che non li troviamo a volte nei nostri giovani, è un problema che la società d'oggi non glielo insegna. E quindi io saluto con grande soddisfazione questo impegno di oggi, ringrazio la Fondazione Friuli di questa occasione, ringrazio la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori che sono impegnate in questo percorso, e soprattutto ringrazio il sistema scolastico che accoglie questo nei confronti dei nostri giovani. Penso che sia una occasione importante di lavoro, perché si possa capire che i risultati della vita arrivano anche con il sacrificio e non sono regalati per nessuno. Tra gennaio e marzo i piloti entreranno in 8 istituti scolastici di primo e secondo grado per portare ai ragazzi il loro esempio e svelare i segreti che fanno funzionare una squadra perfetta come la PAN. A sussidio dei propri interventi in aula, i piloti avranno un video che riprende con immagine soggettiva i 10 velivoli del 313° gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori, mentre compiono complesse evoluzioni in aria, con il quale gli uomini dell'aeronautica militare introdurranno la narrazione della loro personale esperienza di vita nel raggiungimento di risultati di eccellenza in pattuglia. In 10 anni, a scuola con le Frecce, ha coinvolto oltre 20.000 ragazzi e 92 scuole. L'edizione 2020 toccherà le scuole dei comuni di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Pordenone, Tolmezzo, Casarsa della Delizia, San Daniele del Friuli, Udine e Lignano.